Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, qual è la ratio dietro a questo decreto e dietro questa indagine di sieroprevalenza? Ne abbiamo già discusso ieri quando abbiamo discusso le mozioni e questo è un tassello che va a comporre il mosaico che tutti insieme, unanimemente ieri abbiamo delineato come necessario per la tutela della salute dei cittadini italiani. A cosa serve? Serve a sapere con precisione come il virus ha circolato e sta circolando sul territorio nazionale, quanti cittadini italiani siano stati effettivamente contagiati, visto che sappiamo tutti e tutti abbiamo sentito parlare di Fauci sintomatici e asintomatici. Quindi dobbiamo avere, come ho detto anche ieri, la fotografia precisa di quello che è lo stato di salute della cittadinanza e lo stato di circolazione del virus. Dobbiamo anche sfatare tanti miti e fake news che hanno circolato e ancora circolano e che a mio avviso sono la ragione per cui tanti cittadini hanno paura di dire sì quando vengono contattati per partecipare a questa indagine. Abbiamo sentito di tutto su quanto si sia realmente diffuso o non diffusa la malattia. C'è chi dice che i morti in realtà sono stati decine di volte in più di quelli realmente calcolati e contati e chi dice che invece sono stati molti di meno, che ne abbiamo contati di più, che abbiamo contato come morti per Covid anche persone che erano decedute per altre ragioni. E allora uno Stato serio si fa carico di tutte queste voci e cerca di dare una risposta univoca e autorevole. Ecco a cosa serve l'indagine di sieroprevalenza. Perché persino l'Imperial College di Londra ha fatto un'analisi e dice che la reale circolazione all'interno della popolazione italiana potrebbe aggirarsi tra i 2 e i 6 milioni di contagiati, mentre voi, invece noi ne abbiamo calcolati, ne abbiamo misurati e testati 10 volte di meno, siamo intorno a 230.000 contagiati al momento. Quindi dove sta la verità? 2 milioni o 230.000? Ecco, noi vogliamo dare una risposta affidabile, seria, scientifica a questa domanda. Ecco a cosa serve l'indagine di sieroprevalenza. Come si fa? Si fa appunto con un test che ci possa dire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi di cui abbiamo lungamente parlato ieri. Ecco per quale ragione si fa questo tipo di test. Perché con un decreto? Perché siamo in una condizione di emergenza da cui non siamo ancora usciti e il decreto legge è quello che la Costituzione italiana mette a disposizione per intervenire velocemente in situazioni di emergenza. Non dimentichiamo che le Camere, che il Senato era autorizzato a convocarsi solamente per questioni urgenti per alcune settimane. Solo da un paio di settimane abbiamo ripreso i lavori ordinari. E quindi come avremmo potuto intervenire con una procedura ordinaria in maniera così celere? Non potevamo. L'unico strumento era il decreto legge. Quindi direi che alcune polemiche le trovo quantomeno un po' pretestuose, soprattutto su questo specifico argomento. Poi capisco che ognuno debba fare ricorso al gioco delle parti e incarnare il ruolo che gli è proprio. Che altro dirvi? Che quello che dovremmo fare responsabilmente, visto il nostro ruolo e la nostra funzione, è quello di dire chiaramente ai cittadini italiani, senza alcun dubbio, che devono partecipare all'indagine, che non corrono alcun rischio, che non mettono a rischio nulla di quello che gli è proprio e che l'unico risultato che si può ottenere rispondendo sì alla chiamata che ricevono è di contribuire al bene collettivo del Paese, di fare qualcosa di utile per tutti, di consentirci di valutare con precisione qual è il tasso di letalità di questo virus, perché questa cosa la possiamo fare solo se sappiamo esattamente quanti cittadini sono stati contagiati e hanno contratto il SARS-CoV-2. Tutte queste informazioni ci sono utili per commisurare gli interventi successivi, per sapere come dobbiamo intervenire,
per potenziare adeguatamente il nostro sistema sanitario nazionale. Ecco che cosa dovremmo fare tutti quanti responsabilmente: dire a gran voce partecipate all'indagine, perché non avrete alcun danno ma solo benefici. Anche perché credo che per tutti sia importante sapere se si è contratto il virus e quindi si è in qualche senso possibilmente protetti da questa infezione, perché anche questa indagine, oltre a darci l'informazione sulla diffusione, nel tempo e quando la scienza ci avrà messo a disposizione gli strumenti necessari, ci potrà dire anche per quanto tempo, se e per quanto tempo, gli anticorpi che abbiamo sviluppato ci potranno proteggere da una seconda eventuale infezione. Quindi tutto quello che possiamo ricavare da questa indagine sono solo ottime informazioni per la tutela di tutti quanti noi. Quindi ripeto, mi sembra assurdo anche aver sentito polemiche sul ricorso, sul metodo con cui è stata trovata la ditta che ha fornito i test. C'è stata una procedura d'urgenza prevista dal codice degli appalti e quindi non in violazione dello stesso, procedura d'urgenza che in situazioni come queste, che in questi mesi hanno utilizzato tutte le amministrazioni e gli apparati dello Stato, non è stata una scelta occasionale ed estemporanea del commissario per l'emergenza, perché anche i comuni, le province, le regioni, tutti hanno utilizzato le procedure d'urgenza per far fronte in maniera tempestiva alle richieste e alle necessità per far fronte a questa crisi. Quindi davvero direi che anche oggi dovremmo tutti quanti mettere da parte le nostre ideologie, le nostre bandiere, votare a favore di questo provvedimento che tutti abbiamo cercato di migliorare in commissione e dire ai cittadini italiani: rispondete sì quando verrete chiamati dalla Croce Rossa o dalle vostre regioni, perché è importante che ritroviamo tutti insieme il senso civico che c'è proprio. Grazie. Grazie.